per trasmettere e valorizzare la bellezza dell'università. Sta prendendo piede anche a Crotone il movimento che organizza ogni 4 anni i Giochi Olimpici Speciali. Ad abbracciare questa nuova realtà c'è la fazenda Alexandra, con molte realtà territoriali come Gli Altri Siamo Noi, Crotografia e l'Istituto Pertini Santoni. Oltre al professore Rossitti dell'Istituto Pertini, presenti anche Anna Petruzziello ed Enzo Colosimo, che hanno aiutato i ragazzi a comporre il flash mob sulle note di Life is Live. Siamo qui per essere noi stessi, anche per divertirci. Come avete preparato questa giornata? Abbiamo preparato questa giornata a scuola grazie ai nostri insegnanti. Con delle fasce, dei palloncini, preparandoci per la danza. E sarà un vero spasso. Special Olympics è un'associazione internazionale che si occupa di disabilità mentale. Attraverso lo sport vuole costruire un mondo migliore per valorizzare, riconoscere le persone con disabilità intellettive per quello che riescono a fare, per quello che sanno fare, per le loro diverse abilità e non per essere discriminati per le loro differenze. E quindi da oggi in tutta Italia fino al 3 dicembre Special Olympics organizza un flash mob. È un messaggio di inclusione, di rispetto per le diverse abilità e quindi anche a Crotone comincia a muovere i primi passi Special Olympics. Grazie alla vicinanza e al supporto di tanti amici che sono qui oggi presenti. Attraverso le associazioni sportive possono aderire a tutte le 39 specialità che prevede l'organizzazione di Special Olympics. Quindi stiamo monitorando, stiamo comunicando, stiamo informando che c'è la possibilità appunto attraverso Special Olympics di praticare e frequentare lo sport con i campionati che organizza Special Olympics. Questa è un'iniziativa internazionale perché Special Olympics è un movimento internazionale, nasce più di 30 anni fa in America con l'intuizione di Eunice Kennedy, che ha capito prima di molti altri che attraverso lo sport si può rendere migliore la vita di un disabile intellettivo.